Eh sì, è un po' anomalo, no? Ci alleniamo comunque via videochiamata con i preparatori tutti i giorni e niente, per il momento possiamo fare questo aspettando il via libera. Senti, ma pensi si riprenderà Raffaele? Che succede secondo te? Guarda, non lo so, sinceramente, però me lo auguro perché... Secondo me il campionato va finito, ma soprattutto perché significa ricominciare, significa che comunque l'Italia ha superato questo virus, ecco. Tutte le squadre devono avere un solo pensiero, di portare questo campionato al termine. Poi sicuramente saranno i medici, le autorità a decidere se si può andare avanti o no, però per la correttezza del campionato è giusto finire questo campionato ed avere i verdetti sul campo, ecco. Guarda, ti dico la mia opinione personale. Io penso che se si riprenderà questo campionato sarà un campionato diverso da come si è finito. Perché non è semplice iniziare, fare una nuova preparazione, giocare come si dice ogni 4 giorni a porte chiuse, un maxi ritiro. Secondo me sarà un campionato anomalo. Ci possono essere delle sorprese sicuramente perché viene tutto azzerato, ecco, quello che si è fatto viene tutto azzerato a livello tecnico, a livello fisico, viene tutto azzerato. È come se inizi da capo, ecco, inizi da capo, sicuramente devi fare bene la preparazione perché ti aspetto le ultime 10 dove devi sprintare forte, per questo è un punto interrogativo tutto. In quel momento non pensavo niente, mi è uscita questa, diciamo, questa cosa improvvisa di andare, ecco, sotto la curva nord. Tra l'altro, poi ho pagato pure a caro prezzo visto che mi sono venuti i crampi e ho dovuto chiedere il cambio. Ecco. Però è stata veramente un'esplosione di gioia. Ecco, l'istinto mi ha portato a fare quello. È stata veramente una gioia. Poi per come è venuto, a livello personale, ma anche a livello di squadra. A livello personale venivo comunque da 2 mesi di infortunio dove non riuscivo più a rientrare, mi ero bloccato a Cesena per la pubalgia e non riuscivo più a giocare. Quindi per me è stata veramente una rinascita, perché sono stati 2 mesi bruttissimi dove non nascondo, piangevo per il dolore, perché avevo paura veramente di non uscire. Poi grazie comunque ai dottori, ai fisioterapisti, soprattutto a Gianluca Capogna, siamo riusciti ad uscirne fuori e ecco, ho giocato direttamente, diciamo, la finale dopo 2 mesi, dopo 10 minuti dell'andata col Palermo. Poi il mister ha deciso di farmi giocare a titolare al ritorno, ed è andata come è andata. Ma a livello di squadra ci meritavamo comunque, dopo la partita col Foggia, un finale così bello.